ironico, fantasioso, l'espressione figli di Troica che utilizza Beppe Grillo è sua, l'ha inventata Carlo Sibilia. Lui è segretario della commissione appunto affari esteri e comunitari alla Camera, nonché è appunto eletto ad Avellino, Avellino, la terra dei Demita. Giusto? Sì, grande Demita, applauso. È bello essere accorti così, ragazzi. Questi per il e anche il tuo palo politico. Famoso Nusco, non c'ha voce, ciao, avete tutti parlati, sì, c'ha voce, però così fa più meglio, no? Fa più credibilità, dai, pure in piedi, dai, pure in piedi, dai. No, allora no, io stavo pensando prima, non mi deconcentrare, no, stavo pensando quando Michele parlava, no? Col suo accento emiliano, qui in questa zona di Roma, con lui che faceva dagli, quest'altro Michele che Emanuele che parla più o meno, va bene, allora parla più o meno così. Allora sto proprio immaginando che noi veramente stiamo facendo l'Italia da capo, cioè questa è la verità, no? Stiamo veramente recuperando un senso di, cioè se ci pensate un attimo, se vi fermate 3 minuti a pensare, in quale altra occasione della vostra vita sarebbe mai potuto accadere una cosa del genere? Cioè un ragazzo siciliano, che tra l'altro è un deputato, un ragazzo di Polignano, di Pugliese, che tra l'altro è un deputato, ragazzi emiliani, tutti quanti insieme in una stanza comunale. Ecco, io, questo per me è il senso del Movimento 5 Stelle, cioè alla fine è la ricostruzione totale della comunità che poi è il paese. Noi ci siamo dimenticati di volerci bene, di essere italiani, di avere tutti quanti la stessa speranza. Io sto girando un po' mi chiedo anche il perché lo sto facendo da un po' di anni a questa parte, perché poi io ho cominciato nel 2006, non so voi, io ho cominciato nel 2006, non esisteva il Movimento 5 Stelle, c'era forse soltanto i meetup. Cioè, è arrivato anche un momento della mia vita dove ho detto vabbè, risultati, è difficile veramente ottenerli, mi sto stancando tanto, sto regalando tanto tempo della mia vita, perché poi sono dei sacrifici che tu fai, no? Però poi quando vedi quello che è successo, il fatto di anch'io ho cominciato con 2 persone davanti a una cioccolata calda e ci dicevamo la consapevolezza, deve crescere la consapevolezza, cazzo di consapevolezza, ma 2 persone, che cazzo di consapevolezza? E poi alla fine siamo arrivati ad essere votati da 9 milioni di persone. Io non è che vi voglio fare prediche, perché poi, cioè, secondo me oggi molti di voi hanno anche un grado di conoscenza che è anche un po' più alto del nostro, voglio dire, ormai abbiamo capito il giochetto qual è, chi vota oggi PD o qualcos'altro, cioè oggi voti PD se hai fede, perché è una fede il PD, o perché ti hanno dato qualcosa per votare PD. Cioè non è che ci sta altro, secondo me non c'è un altro motivo, o perché sei disinformato, però oggi l'informazione diciamo la puoi trovare in qualche modo, se ti impegni un po' trovi un po' di informazione dove ti pare. Allora io vi chiedo a voi sostanzialmente di fare un altro scatto, perché in realtà se tu vuoi vincere e vuoi fare il cambiamento culturale di cui stiamo parlando, cioè lo fai semplicemente se tutti quanti questi che stanno in questa stanza si sentono veramente oggi parlamentari. Cioè questo è il vero scatto, non è semplice, io non mi sarei mai sognato di dirvi queste cose, cioè non ci avevo nemmeno mai pensato nella mia vita di dover dire questo. Però se voi tutti vi sentiste parlamentari oggi, il cambiamento lo facciamo sul serio. Noi, io ho cominciato parlando di rifiuti, energia, acqua, connettività, trasporti, cioè fatelo pure voi, no? Iniziamoci a chiedere tutti, ma dov'è che abbiamo sbagliato fino adesso? Cioè la partecipazione dov'è che è diventata fallace? Perché ho delegato a qualcuno e io non ho fatto nulla? Cioè secondo me da queste cose dobbiamo ripartire. Io spero che quando nasce un meetup deve nascere una piccola stella di creazione, deve essere una creazione, cioè voi dovete creare, essere creativi. Il fatto che uno magari si inventa le espressioni, si inventa un evento, decide di andare a dormire davanti al Ministero dell'Economia e Finanze perché così finalmente riusciamo a dare indietro i nostri soldi, perché in questo paese è più facile rubare che restituire i nostri soldi,
Allora, quando succede, perché fai queste cose qua? Perché io mi aspetto dal mio parlamentare che faccia qualcosa che prima non sia mai stato fatto. Cioè, io voglio vedere delle cose come questa. Cioè, io non so se Berlusconi mi è venuto in una zona del genere, se Renzi c'è mai stato. Cioè, io non voglio parlare di loro, perché per me loro già sono il passato. Allora, io vedo nei vostri occhi, vedo realmente la miccia per il futuro, per il cambiamento vero. Noi siamo stati in un paesino domenica scorsa, erano 12.000 persone di abitanti, in piazza ce n'erano 1.000, 1.100. Cioè, questo vi fa capire che sta arrivando, mi ricorda sempre una canzone di Ligabue, diceva: se c'è qualcosa di speciale sotto il cielo, passerà di qui prima o poi. E stiamo passando come uno tsunami dappertutto. Quindi io vi chiedo semplicemente uno sforzo di partecipazione, lo so che voi già fate tanto, io lo so che fate tanto, perché tanti di voi li ho conosciuti qua a Roma, ce lo so, però bisogna fare quel qualcosina in più che ci fa diventare progetto, ci fa diventare concretezza. Non parlate più di lei, non parlate più degli 80 euro, non ne parlate più. Cioè, pigliateveli, metteteli in busta paga, anzi, grande, chi c'è una busta paga che piglia 80 euro, fantastico. Io lo mettiamo a quel servizio due volte, perché ci pigliamo gli 80 euro e andiamo pure a votare il Movimento 5 Stelle. Cioè, proprio è il massimo. Se c'è un modo di scambio che non funziona è questa cosa. Quindi la richiesta che vi faccio è, e poi vi lascio pure un progettino, perché poi io sono nato parlando di sovranità monetaria, io ho cominciato così. E mi sono un po' interessato ai progetti di sovranità monetaria in giro per il mondo e ho scoperto che esistono delle monete complementari come quella che faccio vedere sempre in giro, no? Che porto sempre con me, che funziona, voi che la conoscete bene, perché ci sono dei municipi che la usano già qua a Roma. E quindi vi invito anche voi, magari chiedete al, non so, se si può chiedere al sindaco magari, però oppure a chi regge il municipio, insomma chiedetegli. Iniziare a pensare a queste cose qua. Questi sono dei pezzi di dei pezzi di cervello, dei pezzi di creatività, di solidarietà. Sconto che cammina si chiamava questo. Questo nasce dal meetup di Napoli. Cioè, prima del movimento, quando si apre un meetup, che è questo che ha creato il meetup di Napoli. E cresce un po' dappertutto. Quindi spero che da oggi per voi parta un percorso di consapevolezza. Che non sia più andare a criticare i giornali, le televisioni, cioè queste cose le sappiamo, non mi fate dire le cose che diciamo che dobbiamo dire perché bisogna informare bene le persone, però non mi fate dire che Chiamparino era il presidente della Fondazione San Paolo, che detiene Banca Intesa San Paolo e che è proprietaria del Corriere della Sera, cioè queste cose qua andatevele pure un po' a cercare, no? Cioè, queste cose si sanno. Oppure perché non mi fate dire che Renzi è amico di Marchionne perché la Fiat c'ha una parte del Corriere della Sera, non mi fate dire che i giornali, le televisioni, la scuola vi indottrina, dice cose non vere, vi hanno fatto credere, ci hanno fatto credere che la plastica fosse la nostra storia di vita, come ci fosse sempre stata la plastica, non è vero. È nata con questo tipo di sistema di sviluppo, non vi fate dire che il cemento serve. Che non è mai esistito il cemento, prima si costruiva in maniera diversa. Quindi pensate ad un mondo differente. Non vi sentite pazzi, perché i pazzi saremo in tanti il 25 maggio. Noi abbiamo già mandato a casa Berlusconi, forse non del tutto, Berlusconi, Letta, Di Pietro, Fini, la De Girolamo, Dell'Utri, Casini non sta ancora là, l'ho visto stamattina, non ci fa pensare. Stavo di fronte a me stamattina, il 25 maggio, noi il 25 maggio andiamo a casa pure Renzi e Napolitano, state sereni, veramente.